Forse la prima mezz'ora non è stata bellissima, poi il Pescara ha legittimato la qualificazione. Sì, ma è sempre difficile giocare delle partite con squadre che magari ti aspettano, quindi devi prendere un pochettino le misure, però poi credo che il risultato sia più che giusto, l'abbiamo legittimato anche con qualche altra occasione che abbiamo come al solito sprecato, qualche bella parata del loro portiere, anche il nostro per la verità ne ha fatte due o tre importanti, però la cosa che più mi rende orgoglioso oggi è vedere mezza squadra primavera in campo, e questa è una cosa che da presidente mi fa veramente emozionare. Ecco, Delle Monache a 16 anni, se non erro, convocato oggi per gli infortuni di Rizzo e Marilungo dell'ultima ora, ha già tanta personalità. Delle Monache, chi lo conosce come noi che lo abbiamo visto crescere, ha tante qualità, è un giocatore che per l'età che ha è già abbastanza scafato, quindi non ha, se avete visto, credo che non abbia proprio manifestato nessun tipo di emozione, e purtroppo ha giocato poco la palla sui piedi, perché Delle Monache ha una qualità straordinaria. Io lo paragono, l'ho sempre detto, la prima volta che l'ho visto, io lo paragono a Pasquale Foggia dei bei tempi. Avevo detto Rizzo e Marilungo, ovviamente era Rauti e Marilungo che hanno avuto un infortunio dell'ultima ora. Domani farà il tifo per il Teramo, almeno ci sarà questo antipasto di Coppa. Questo antipasto di campionato con la Coppa. Faccio il tifo per il Teramo perché è una squadra abruzzese, quindi a prescindere dall'antipasto, io tifo le squadre abruzzese che sono abruzzese, quindi faccio il tifo per il Teramo a prescindere. Noi non l'avevamo sentita dopo la partita contro la Vispesaro domenica, ma lei è un po' arrabbiato, presidente, per questi blackout della squadra che concedono delle occasioni agli avversari? È successo in tutte le partite di campionato. Ma siamo all'inizio, quindi anche i dettami del mister vanno assimilati, ci vuole del tempo, e quindi qualche cosa va sicuramente migliorata, però man mano che giochiamo poi la squadra sta dimostrando che quello che fa durante la settimana cerca di metterla in sul campo, perché vedere, era da un po' di tempo che non si vedeva che a sinistra cross e a destra segna, quindi vuol dire che comunque la squadra accompagna, che comunque c'è un'idea di gioco, quindi io sono molto, molto contento, molto soddisfatto di quello che abbiamo visto fino adesso, ma ribadisco, sono molto soddisfatto perché vedo crescere tanti ragazzi che sono cresciuti con noi, diciamo che è il premio, il giusto premio per questi ragazzi e il giusto premio per il lavoro fatto in questi anni. L'ultima da parte mia, poi linea in studio a Massimo Profeta, è la settimana, la prossima sarà la settimana con l'inserimento di Balzano, anche se solo per gli allenamenti. Ma io l'ho sempre detto, non c'è bisogno di ripeterlo, Balzano ha la mia promessa e quindi credo che dalla prossima settimana probabilmente si aggregherà, e poi purtroppo questa categoria non consente di eliminare dalla lista i ragazzi, tanti ragazzi giovani, perché anche oggi avevamo in campo 2000, 2001, 2003, addirittura 2005, però purtroppo questi vanno, la maggior parte di questi vanno in lista, per cui in Serie B questi ragazzi sarebbero fuori lista, quindi avremmo anche tanto spazio. Qui non è così, e per cui dobbiamo purtroppo attendere la finestra di mercato che ci consentirà magari, se qualcuno esce, di inserire Balzano, che ci può dare una mano, come ho sempre detto, perché intanto ha i colori biancazzurri nel cuore, e poi è un ragazzo che al Pescara ha dato tanto, è stato anche sfortunato nell'ultimo anno perché si è fatto male qui da noi, ha giocato, io non dimentico quello che i ragazzi fanno, Balzano ha giocato 2 anni fa quando ci siamo salvati nei playout con uno strappo e si è finito di fare male, quindi nella vita bisogna avere anche un pizzico di riconoscenza. Massimo. Sì, no, c'è un dato, presidente, perché il Pescara intanto fa mediamente 2 gol a partita, ne sono 10 in 5 gare ufficiali, Coppa Italia compresa, e poi porta inviolata in Coppa Italia, è già successo contro l'Olbia. Questo è un po' il dato da sottolineare, visto che in campionato ha subito 4 gol in 3 partite. Allora io chiederò di giocare tutte le partite di Coppa Italia. Fermiamo il campionato, giochiamo solo la Coppa Italia. Ci sta che voglio dire che prendi gol, perché in campionato sicuramente le squadre sono più agguerrite, sono più sul pezzo, perché i punti in campionato contano tanto, e magari in Coppa Italia si gioca un po' più aperti tutti, perché poi è una partita secca e quindi te la devi giocare. In campionato purtroppo abbiamo visto domenica
quello che ci aspetterà, non solo a noi, ma a tutte quelle squadre che hanno sulla carta qualcosa in più. È chiaro che dovremmo fare i conti con delle squadre che si mettono nella loro metà campo e quindi diventa più difficile. Una ripartenza, una distrazione e più di gol. L'ultima, Massimo? Ah, ecco, volevo chiedere al Presidente, siccome c'è stata la protesta del settore di stinti per il caro prezzi, la società ha intenzione magari, non lo so, di fare qualche azione, di attivarsi, insomma, in questo senso, qualche azione promozionale, simpatia verso i tifosi? Sì, sì, ma credo che incontrerò i rappresentanti dei tifosi la prossima settimana o anche questa, perché è evidente che qualcosa faremo, dovremmo fare, anche perché purtroppo è inutile parlare di abbonamenti perché non si capisce dove andremo e come, cosa faremo, quindi faremo delle iniziative ad hoc per i tifosi che vengono sempre e sicuramente qualcosa faremo. Mi dice se lo sia o no, Presidente, contento di questo Galano? Ma Galano di che stiamo parlando? Cioè, ha ragione il mister quando dice che non parlerà più di Galano. Galano, se mette in campo il 50% di quello che ha, fa la differenza dappertutto. Quindi Galano oggi ha giocato una buona partita, ha corso per il campo, a tutto campo. Se Galano è questo, c'ha ragione il mister quando dice che non deve parlare di Galano. Galano non si discute se fa il Galano.